Che dici, Sparks? Ti va di fare una vacanza al mare? L'ultimo che arriva è un orc! Mantenere viva e brillante la fiamma di Spyro anche su Nintendo Switch non era un compito tanto facile da portare a termine. D'altronde, il remake ad opera di Toys for Bob è un vero spettacolo per gli occhi, una favola in movimento densa di colori, effetti ed animazioni morbide ed armoniose. La versatilità della Unreal Engine, per fortuna, ha permesso agli sviluppatori di alleggerirne la complessità, per dar modo al piccolo Spyro di planare sull'ibrida di Kyoto senza che il suo fuoco perdesse troppa intensità. A quasi un anno dall'uscita su PlayStation 4 ed Xbox One, la strepitosa trilogia del Drago Viola si affaccia dunque sulla piattaforma della grande N, con una conversione che, pur senza far gridare al miracolo tecnico, rende l'esperienza di gioco pienamente godibile, soprattutto se vissuta in modalità portatile. La Reignited Trilogy, anche su Switch, mantiene inalterata la sua qualità ludica ed artistica, proponendo una triplice avventura davvero sorprendente, frutto di un processo di ammodernamento e di restauro da applausi. A distanza di 20 anni dal suo esordio, grazie alla modernizzazione operata dai ragazzi di Toys for Bob, Spyro non sembra invecchiato di un solo giorno. Tutto ritorna, insomma, immutato sulla console Nintendo, sia sul piano ludico, sia su quello dei contenuti. I tre capitoli della raccolta compongono un crescendo impeccabile che coinvolge la struttura del gameplay e la narrativa, i quali si fanno via via più rifiniti e densi di contenuti. La semplicità di Spyro the Dragon lascia insomma spazio all'arricchimento visivo e narrativo di Riptos Rage, il quale poi culmina nell'eccezionale Year of the Dragon, il vertice della saga del draghetto, il terzo atto che porta la serie alla sua piena maturità. La relativa brevità dei livelli e la facilità dell'esplorazione rendono la Reignited Trilogy una compagna ideale per le partite in modalità portatile, complici dei ritmi dell'avanzamento che si adattano a brevi sessioni di gioco. La diversa corsa del Joy-Con in rapporto ai pad di PlayStation 4 ed Xbox One non compromette inoltre la mobilità della mascotte, garantendo una precisione totale anche nei movimenti in cui c'è bisogno di maggior controllo. È indubbio però che Spyro sulla console Nintendo risulti più spento in confronto alle edizioni per sistemi Microsoft e Sony. La direzione artistica permette comunque alla trilogia di preservare una notevole bellezza scenica, a prescindere dalla pulizia del colpo d'occhio e dalla risoluzione delle texture. In ogni caso, il distacco appare evidente a causa di un orizzonte più sfumato, di un aliasing maggiormente corrosivo ed in generale di una serie di dettagli assai più approssimativi, come si evince dalle superfici sullo sfondo oppure dalla peluria delle creature che popolano il mondo di gioco. Anche le fonti di luce hanno subito un palese e forse inevitabile calo qualitativo, a cui si aggiungono colori meno vividi e una densità di erba ed effetti sicuramente orientata al ribasso. Ne consegue che l'impatto iniziale appare meno mozzafiato, sebbene basti davvero poco tempo per lasciarsi travolgere dal corredo artistico e porre in secondo piano alcune imprecisioni grafiche. Il problema più grave della Reignited Trilogy su Switch, tuttavia, è da ricercarsi nella forte instabilità del framerate, che si presenta con troppa frequenza in modalità TV. In ciascuno dei tre capitoli i cali sono costanti, a volte invasivi e limitanti, specialmente quando ci cimenteremo nelle prove di corsa, di volo o nei minigiochi che richiedono una buona dose di tempismo. Sull'ibrida della grande N, Spyro non mantiene quasi mai i 30 fps quando la console è inserita nel dock station, mentre diventa miracolosamente più fluido se si passa al formato portatile. Sul piccolo schermo del tablet, al netto di una risoluzione inferiore, il draghetto zampetta, plana e carica a testa bassa senza troppi inciampi, anche se non mancano comunque alcune oscillazioni nei mondi più elaborati. In versione portatile vengono poi ovviamente mascherate alcune incertezze grafiche, dando modo alla direzione artistica di prendere sopravvento sulla conta poligonale. Su Switch, la Reignited Trilogy di Spyro resta la medesima esperienza già assaggiata lo scorso novembre su PlayStation 4 ed Xbox One. Un remake straordinario, l'esempio lampante di come dare nuova linfa ad una mascotte nata 20 anni fa. La conversione, benché non sottragga alcun elemento contenutistico, presenta purtroppo alcune debolezze di natura tecnica, legate in particolar modo ad un frame rate instabile in modalità TV, che inficia in parte la godibilità del gameplay. Chiudendo un occhio sulle approssimazioni grafiche, quel che resta è una trilogia imperdibile su qualsiasi piattaforma, che in versione portatile pone rimedio ad alcune imperfezioni connesse alla fluidità e si trasforma in una favola tascabile da vivere in qualsiasi momento. Hai visto il libro del professore? Hanno artigli così! E denti così! E possono sputare fuoco così! Sembrano più pericolosi di Ripto!